Ciao a tutti! Oggi vi mostro come fare la pasta al pomodoro fritta in padella. Una ricetta molto economica ma molto gustosa. Per farla avrei bisogno di degli avanzi di pasta fatta con i maccheroni e del sugo ovviamente. Parmigiano grattugiato, grana, a seconda dei vostri gusti. E per finire olio di oliva. Per fare questa velocissima ricetta avrai bisogno di una padella dove metterai all'interno tanto olio di oliva quanto basta. Una volta che l'olio sfrigola, metti all'interno tutta la pasta. Una volta fatto ciò, metto all'interno anche il grana o il parmigiano grattugiato e faccio friggere la pasta mescolando sempre fino a quando si forma uno strato superficiale di crosticina molto croccante. Ovviamente potrete decidere lo stato di doratura della pasta friggendola per più o meno tempo. E questo è il risultato, una ricetta molto semplice ma molto gustosa. La ricetta di oggi è già finita, ma come sempre ciao a tutti, alla prossima! Buon appetito!